Ronaldo non c'era già più, gli altri l'avevano fatto prima, chiamare i navigli di Leonardo è una bestemmia per me. Io hai detto un'oretta, mi fermerei qui, però possiamo vagamente ricordare qualche altra cosa. Si forma evidentemente una serie di vallate e allora nasce il Po, sì. Si salvano una delle due dore in modo puntuale, l'altra un po' meno, e a quel punto si spiega come mai tanta gente era indotta a venire qua, tutti questi etruschi, galli, eccetera, eccetera. Con tutto questo gran casino sono stati, ricordiamo poi l'Anzichenecchi, gli Visconti di Sforza, la guerra con Venezia, le occupazioni, quella spagnola, quella francese di Napoleone, quella austriaca, quella francese e via dicendo, infine in Savoia. Ci sono state necessità di difesa e allora venivano fatte delle derivazioni dai fiumi. I fiumi principali erano quelli che venivano, che si erano formati e venivano dalle prealpi del Marisotto, quelle del Comasco, e derivazioni da laghi, no? Lago d'Albano, di Como e via dicendo. E i fiumi principali ogni tanto smembravano un pezzetto, facevano un canale, lo portavano da un'altra parte perché serviva all'agricoltura. Ma non solo, hanno fatto derivazioni anche per protezione, per sicurezza. Attorno a Milano si è fatta una canalizzazione che bisognava alimentare, e allora ecco un canale che viene dall'Adda, l'altro che viene da Ticino, che è da lì, fanno una fossa interna, i fiumi più importanti, come stavo dicendo, erano l'Olona, il Sele, la Lura, che molti chiamano il Lura. Sì, Bozzente, era già un torrente. Sì, poi dall'altra parte il Lambro. E ad ogni derivazione, per questioni o di sicurezza, cioè alimentare le ceppe, le cinte, soprattutto all'epoca della segnale intorno alla città, oppure per l'agricoltura, questi fiumi cambiavano caratteristica. Purtroppo gli hanno fatto spesso cambiare anche nomi. E anche dotti studiosi che, rifacendosi a documenti del comune piuttosto che della provincia, hanno scritto libri, hanno fatto alcune confusioni. Faccio un esempio: il Nirone, che originariamente veniva chiamato Lirone con la L, a Milano arrivava, non so se qualcuno di voi abita da quelle parti, nella zona di San Siro. Ma nella zona di San Siro arrivava anche la vepra, nome che deriva probabilmente da vipera, però non vi è certezza. I due fiumi, fiumiciattoli la vepra, alimentavano in tutti i quartieri i lavatoi.
assorbivano gli scarichi. Noi abbiamo avuto un sistema fognario meraviglioso, ma ne parleremo apposta in una circostanza, ma non l'abbiamo mai avuto completo, se non 15 anni fa. C'erano molti quartieri di periferia a Milano che non avevano la foglia. Adesso ce l'abbiamo. Ci sono stati cambiamenti di nomi, Mirone e la Vepola si univano dove c'è la chiesa di San Siro. La chiesa di San Siro, lo ricordo, era quella all'interno di un cascina, poi è diventata un'altra cosa, adesso è un convento, dove c'era Villa Triste, via Paolo Uccello, per intenderlo. Lì si incontravano, però poi si ridividevano e adesso ci sono rimasti i toponimi. Via Vepra è quella che passava dando l'acqua al lavatoio dell'isola Brera. Milano aveva 11 isole, che sono il risultato di tutto quello che